Come dicevamo nel precedente video, Ursus ci racconterà qualcosa dell'album appunto dei No Strange che stiamo ascoltando in sottofondo. E Ursus ha tra le mani un bel volume di Crepax del 67, potete vedere. Ecco, questa era una storia che era stata pubblicata sulla rivista Giovani, che era appunto una rivista di musica proprio degli anni 60. Si chiamava Belinda contro i Mangiadischi. Quindi erano i giovani che si ribellavano ai Matusa, praticamente, a quelli che gli impedivano di ascoltare musica, di fare quello che gli andava di fare, insomma, le cose che adesso noi consideriamo normali, all'epoca erano trasgressive. Cioè solo il fatto di ballare, di avere un approccio proprio, come dire, proprio umanistico all'arte, eccetera. Cioè, questo è arte pura, insomma, è arte pop, si può dire. Il fumetto anche appunto ritrae la copertina appunto la. Sì, cioè, è stato poi ripreso tutto questo filone anche nei film biker Sì, americani. esattamente mi riferivo a questo argomento, Cioè, a un certo garage acido di sì, i queste band di primi film motociclisti, in gang cui che c'era diventavano. Peter Fonda, che poi anche si è riproposto in Easy Rider, eccetera, Sì, quello più esattamente, famoso. c'erano queste band e ci sono tuttora un altro revival insomma, è di questi anni proprio, queste band psichedeliche garage molto acide, penso ai Lords of Altamont che si rifanno a Sì. questo immaginario delle gang di motociclisti Noi anni qui a Torino 60. abbiamo Jumbo Coop, che è più introdotto nell'argomento dei bikers, dei vecchi Hells Angels e tutta la storia, insomma, Sì, infatti questo è un dell'Hells momento che tra l'altro è un momento di spartiacque politico, adesso non ci addentriamo a troppi argomenti, però Angels. Sì. appunto Lords of Altamont, la band, prende il nome proprio da questo grande raduno che Che è segna finito male, purtroppo. esattamente, che è finito male e che segna la fine del movimento hippie. E come Esatto. diceva l'altra volta Ursus, delle good vibes, delle buone vibrazioni del colore, eccetera, lì finisce con quella. Purtroppo finisce in un gesto Esattamente. violento perché, insomma, era stato accoltellato un ragazzo di colore, Esattamente, i ma Rolling quindi. Stones, per farla brevissima, prendono come security per questo mega raduno nell'autodromo di Livermore in California gli Hells Angels come servizio di sicurezza. Sì, che non Ovviamente. erano proprio insomma, dei santi, Esattamente, la situazione ecco. sfugge di mano, ovviamente le droghe, l'eccitazione per il concerto e quindi accade. Però dal punto di vista simbolico, e poi insomma la faccio brevissima, però Ursus tirando fuori questo volume mi ha portato. È la fine del sogno hippie e appunto di quell'utopia così, di quell'utopia in un certo senso. Si torna drasticamente alla realtà con è un episodio Ma forse per cruciale. quanto riguarda gli Stati Uniti, però, direi, perché in realtà in Europa le cose si sono svolte un po' diversamente, perché soprattutto in Italia, se andiamo a vedere il movimento underground della controcultura, invece Continua continua, si può piacevolmente. dire che fino al 75 ha una vita estremamente piena. Poi ci sono varie filiazioni, vabbè, poi anche da noi qui in Italia ci sono state purtroppo delle degenerazioni, sia per quanto riguarda la droga che un eccesso di politicizzazione, secondo me, però Sì, questo è un altro esattamente, discorso. esattamente. Torniamo un Sugli anni attimo, sì. 80, che stiamo ascoltando questo di sottofondo,